Oia ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Non So Che. Che facciamo oggi, Andrea? Quarantine's Day. E non ci vediamo un bel po', Robertone. Dobbiamo Come vedete, mi tolgo l'occhialetto sexy qua un attimo. Come vedete, sono in collegamento con Andrea Scaltro, ragazzi. Per la prima volta in questi 30 giorni di quarantena si è deciso, si è fatto cazzo e capace di... finalmente di apparire in video con me. Perfetto, ci siamo. Sì, allora, praticamente cosa ho fatto? Ho fatto delle storie su Instagram in cui chiedevo agli amici, ai follower, ai ragazzi che mi seguono, di dirmi i loro desideri, le cose che non sono riusciti a fare prima della quarantena, prima dell'emergenza del coronavirus, e che vorrebbero fare dopo l'emergenza del coronavirus. Perfetto. Ok? E c'è stato qualcuno che mi ha risposto, sicuramente. Sono arrivato un po' di risposte. Sì, qualcosa c'è, qualcosina c'è. Quindi, poi ovviamente parleremo anche dei nostri desideri, diciamo così. Va bene? Va benissimo, vogliamo iniziare con il primo? Sì, allora io parto in sequenza cronologica, cioè dal primo che mi ha scritto. Va bene? Andiamo. Ok, e iniziamo! Ok, andiamo. Allora, il primo. Allora, praticamente poi non ho visto, ho detto pure per una questione di privacy, di dirmi chi voleva apparire, cioè che quale nome potevamo fare, quale nickname potevamo dire nel video. Esatto. Però alla fine non l'ho visto, però chi mi ha scritto sa, perché l'ho detto prima che ci avrei fatto un video sopra, quindi li diciamo tutti e chi cazzo se ne fotte, ok? Ok, andiamo. Denuncia allora, su denunce. La prima è una ragazza, ragazzi. È Maria Rosaria Mazzarelli il suo nickname su... vabbè, ma la conosciamo tutti. Un saluto, un bacio a Maria Rosaria. E che con delicatezza e gentilezza ci dice ubriacarmi con una bella fiamma. È interessante. Io ho una domanda, Roberto. No, io ho chiesto, non sono delle domande che mi hanno fatto. Io però ho una domanda da farti a te. A me? Dimmi. Come cazzo, scusate il cazzo, si fa ad ubriacarsi con una fiamma analcolica, un interrogativo? Giustamente ti metti fuoco praticamente. Brusi. Brusi. Adesso fatti gli scherzi. La fiamma da Rino, dal Mastiff, che salutiamo e mandiamo un bacione anche a lui. Ciao, non è, non è una bevanda analcolica. Io ho sempre sentito fiamma analcolica. Ah sì, bravo, il cocktail quello per i ragazzini. E quello credo che per i bambini. Ah ok, non avevo capito, scusami. Credo che quello le dica lei, capito? Sì, sì, ah, ok. Ubriacarmi di fiamma? No, c'è proprio le emoji della fiamma, hai capito? Ah! Ubriacarmi, emoji della fiamma. Non ci siamo capiti. Ubriacarsi con una bella fiamma. Quindi avevo capito che lei avesse scritto ubriacarmi con una bella fiamma. Capito no, quello no. che ti ho detto? Ah, ok. Comunque, okay. Cosa diciamo, Maria Rosaria? Fai bene, ti seguiremo a ruota. Credo che lo faremo un po' tutti dalle nostre caverne. Allora, proseguiamo col secondo? Sì. Il secondo è un ragazzo che conosciamo molto bene, si chiama Francesco Trebbi. La parentesi, Ermellino. Era il nostro caro Ermellino. E che dice strip pong. Strip pong, ragazzi, vuoi a casa? Praticamente lo strip pong è un beer pong che consiste nel... cioè io praticamente colpisco il bicchiere con la pallina, l'avversario che non colpisce il bicchiere deve togliersi un indumento fino a rimanere in mutande. In questo consiste il gioco.
praticamente. Anche perché si avvicina l'estate, quindi l'estate scorsa l'abbiamo fatta, sarebbe un peccato non replicarlo. No, infatti, è vero, è verissimo. Esatto, esatto. Sì, e... ma molto volentieri, Francesco. Penso che io lo farò sicuramente anch'io, lo faremo anche noi, sicuramente. Ok. Nonno Elio, ragazzi. Oh, grande nonno, Elio, grande nonno Elio. C'è anche della zeppola in questo video. Come? C'è anche della zeppola in questo video, dico. Sì, sì. Ah, a proposito, prima ho impastato delle zeppole, domani le frigo. Ah. Sì, sì. Perfetto. Allora. Me le vuoi dare tramite Just Eat, posso ordinare? Certo. Perfetto, delivery l'ho attivato un paio di giorni fa il delivery. Ok, perfetto. Allora, Andrei, Lore, sì. E Andò. Sì, e sì. Roberto. Presenti. Presenti? Sì, sì, presento. Una bella serata e una bella imbriacata, tutti in semmora. Vai, fino adesso, perfetto, fino adesso, tutti con una soluzione alcolica. Sì, c'è anche chi vuole ubriacarsi, dai. Sì, sì, c'è anche qualcuno che si vuole ubriacare, sì. Perfetto, andiamo. Allora, nonno Eli. Cosa dirti? Cosa dirti? C'hai perfettamente ragione, la bella serata sarà la prima cosa che faremo usciti da queste caverne. E una bella imbriacata, tutti in semora, scritto, in semora. Che non è insieme. In semora è in dialetto ed è più apprezzabile come, sì, come parola. Ok, nonno Elio, sarà fatto. E passiamo al prossimo? Sì. Anzi, sì, alla prossima, perché è una ragazza, una mia amica, ragazza, che voi non conoscete. Una puta rosa. Sì, è una ragazza che voi non conoscete per lavoro. Svetlana Paoletti. Un saluto a Maxim, così, dal nulla. Ecco, pure Maxim. Aperitivo. Aridaglie. Aperitivo con la faccina che ride. Vabbè, però almeno non parla di per forza ubriacarsi. Aperitivo, esatto, può essere anche uno spritz con un po' di salatini, sì, no, qualcosa di... È vero, sta, sì, dai, sì, sì, con qualche stuzzicino, è vero, sì, sì, sì. Esatto. Va bene. Brava Svetlana. Brava, brava. Allora, poi c'è Irina Doni. Hi, oh, see my stories. Solo dopo la quarantena, però. In quarantena no. Mannaggia la miseria. Vabbè, ciao Irina, ti salutiamo lo stesso. Anche se non conosciamo. Poi c'è Maria Pia. Che dice? Mangiare tutti i tuoi... Ah, no, com'è? Mangiare tutti... Non tengo occhiali, non leggo, scusatemi. Ma Maria Pia del Prete, Robè? Sì, Maria Pia del Prete. Saluto anche a lei. Ciao Maria Pia. Mangiare tanti dei tuoi piatti. Quindi non quello che c'è dentro, solo i piatti. Sì, 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 sì. Ci porto la credenza di porcellana che tengo a casa. Okay. E siamo a posto. Grazie Maria Pia. E dopo indovinate chi c'è, ragazzi. Chi c'è? Indovinate chi c'è. Dopo Maria Pia chi ci può stare? Dopo Maria Pia chi ci può stare? Bravo Lorenzi. Paletta. Che dice Giorgio del Prete? Che dice? Mi bevo il bar. Oh. Ah, ora io ho una domanda. Quale? Ok, quale bar? Quale bar? Giorgio beve un bar. Sì. Povero Rino. Come? Povero Rino, dico. Ah, sì. Essere bevuto da Giorgio. Va bene, caro Giorgio, speriamo di rivederci presto, porca miseria. Soprattutto. Poi c'è Frac89, che sarebbe Francesco Boscaino. Ah, ok. Ok, tornare assolutamente a San Giorgio, perché lui non sta qua, sta lavorando fuori. Sì, infatti io, ho letto che... Caro Francesco, te lo auguro, perché se mi trovassi io nella tua situazione... Non desidererei altro, cioè il primo pensiero sarebbe stato questo. Come la pensi? Io penso che la prima cosa che farei lontano da San Giorgio è chiedere un treno per arrivare a San Giorgio. Perfetto. Perfetto. Vabbè, sì, alla fine è quello. Chi è legato, okay, soprattutto, parlo per esperienza personale, per come la vedo io, se... Sono molto legato al paese, quindi è la prima cosa che desidererei, ecco. Un saluto a Francesco, ci ciao, rivedremo Francesco, ci vediamo presto. Allora poi, caro Andrea,
andiamo avanti. Sì, comunque vorrei lanciare un hashtag, andrà tutto male. ci tenevo. Vabbè. Sì, no, hai fatto benissimo. Me lo sono dimenticato io prima, quindi hai fatto bene a ricordarlo. Tra l'altro, restate a caso. Ok, allora. Jice, c'è Jice, ragazzi. Un saluto allo Giorgianaggio. Allora, scende giù a San Giorgio, ha scritto. È come abbiamo detto a Francesco. Sì, è la stessa identica cosa. La stessa cosa anche a te, oltre al Covid ti auguriamo pure di scendere. Un salutone a Lucian. Grande, speriamo Lucian. Speriamo presto. Dici. No, dicevo speriamo presto. Ah, ok. Un abbraccio. Oh, voi indovinate chi c'è? Indoviniamo chi c'è. Dimmi, la indovino con una. Dimmi la prima lettera. Il cicca. Andiamo. C'è il cicca che dice ubriacarmi. Ah, ecco. Proprio sintetico. Abbiamo visto un ubriacarmi con una fiamma, un aperitivo, ubriacarsi tutti insieme e poi ubriacarmi. Sintetico ed efficace. Andiamo sempre a scendere. La prossima risposta sarà ubri. Probabilmente u. Allora, te la volesse fare te questa, Andrea? Che è scritto, non lo so, forse che cazzo è? Sarà thailandese? Non lo so. Lui si chiama BBUX6654. Ok, che scrive? Vabbè, un abbraccio anche a te. Non lo so se stai bene o no. Comunque, ciao. Poi c'è Gaia, ragazzi, c'è Gaia. Gaia Cozzi. Sì. Farmi un viaggetto e non tornare più a casa per un mesetto. Ha fatto pure Ari, ma qua ti faccio i miei complimenti. Esatto. Bravissima. Sì. Brava. Allora, forse questa è una cosa che farei anch'io, perché prima ho sempre desiderato, ad esempio, andare al Tomorrowland in Belgio. E che ne so, pure in Germania per l'Oktoberfest, e non l'ho mai fatto. Sono 4-5 anni che lo dico e non vado da nessuna parte, quindi penso comunque un viaggio non per ubriacarti, voglio dire. Esattamente. Lo sai che sto astenuto, non vivo. E sì, questo lo farei anch'io. Chi non lo farebbe? E probabilmente lo farò. Il problema è che oltre la quarantena poi ci vogliono i soldi. Sì. E la quarantena la fine della quarantena non porta l'introito. Quello è il problema. Infatti, stare a casa non frutta niente. Ma non verdura nemmeno, cioè non... E manco carna. No, figurati. Ma cosa sta facendo lei? Sta fumando un vapore? Vuole fare i coming out? No, è il coso, come si chiama? Ah, l'ossigeno. No, l'aerosol. Ma quindi lei è rimasto etero, comunque fuma sigarette, sì? No? Nemmeno una da 4 giorni. Perfetto. E questo sarà un modo per riguardarti questo video e sputarti in faccia quando ok. E il button del 100.000 iscritti, quando lo mettiamo? Ma magari. Ti scessero ciuria che sta bocca, se dice a San Giorgio. Quindi, perfetto. Anche un plot twist, un episodio nell'episodio. Traduci anche questo, traduci. Ti scessero ciuria a bocca. Uscirebbero fiori da questa bocca. Allora, poi, continuiamo perché ci sono altri, eh. Allora, siamo a 14 minuti e 51 secondi di video. Quindi questa cosa... Abbiamo parlato molto, ragazzi, e continueremo a parlare, penso, ancora per un'altra quarto d'ora. Avremmo potuto fare una diretta. Non ci abbiamo pensato. Ma possiamo fare anche dopo, più tardi. Si può fare? Cioè, su YouTube, però. Facciamo un hangout su Google con YouTube. Ok. Si può fare? Sì. Ok, allora, adesso ci sei tu. Mio caro Andra. Ci sei tu? Allora, io ho parlato di un gioco sì, per PlayStation. Allora, Andra ha scritto PES. Che voi direte? Ma come?
c'ha la PlayStation a casa sua. Non gioca a PES, ma gioca a FIFA. Questo che cazzo vuol dire? No, PES. Padrone e sotta. Termine coniato da Pierluigi Morrasi, che ringraziamo. Morrasi, che non, stranamente non ha risposto. Di solito è il primo che risponde, questa volta non è stato capace. Ho scritto io quello che voleva dire lui. Quindi... ok, perfetto, vi siete coalizzati. Esatto. Allora, praticamente il padrone sotto, che cos'è? È un gioco con le carte napoletane alcolico. Ma è antico, non so come questi giochi che dei fraschettelli che esce muove, capito? Fraschettelli è bello, eh. Okay. Fraschettelli è bello. E si gioca con le carte napoletane e di solito si usa la birra per i modi moderni. In antichità, praticamente uno ti poteva offrire anche qualcosa da mangiare, ad esempio delle sardine sotto sale, e non offrirti niente da bere per tutta la durata del gioco. Quindi è un che gioco può durare molto, ricordo, vabbè. Come? Che può durare molto, sì. Dico la partita, quindi diventa difficilissimo. Dura quanto desiderano i giocatori, praticamente, non esatto. Ha un termine, finché non collassi a terra, sbavato bianco. Ok, continuiamo. Poi c'è Lorenzinho, ragazzi. Oh, no. Andiamo? Io sono stato delicato. Lorenzinho è stato davvero molto romantico, comunque. È stato romanticissimo. Ha scritto: rivedere la mia no, sto scherzando. Ha scritto: incontrarti con il cuoricino. E non vedo l'ora di incontrarvi a tutti, ragazzi, veramente. Parla per te. Allora, andiamo avanti. Come? Parla per te, dico. Ok. Allora, praticamente, prima della quarantena, con Andrea, Lorenzo, nonno Elio e compagni, Antonio non si è mai trovato a registrare con noi, però sicuramente ci sarà quando tutto passerà. Stavo registrando molti video, praticamente 3 o 4 video al giorno a casa sua, a casa di Andrea, ma comunque continueremo a farli, non è che ci siamo imbondati, diciamo così. No? Bonda! E comunque continueremo. Passiamo avanti? Certo, andiamo. Allora, c'è Gagliardi Silvana. Ok, che dice, non conosco, però saluto. Salutiamo. Che dice, qualsiasi cosa, basta che esco. No. Che è una cosa, cioè, che ti fa pensare quanto è bella la routine, quanto è bello soltanto andare a farsi un giro in mezzo alla strada. Devo dire la verità, prima tutti i giorni quando prendi esci di pomeriggio, vai da Emanuele al tabacchino che salutiamo, che è una cosa normalissima alla fine che facciamo, che facevo almeno io tutti i giorni, adesso diventa un qualcosa che diciamo. Ma sì, quindi diventa importante, diventa importante pure guardare quel coglione, andare quel coglione. No, veramente ti rendi conto di quanto sia importante la routine, quanto sia faccia parte proprio della vita stessa, perché magari il lavoro, gli amici, un abbraccio, un bacio, manca un po' tutto, passerà. Andiamo avanti? No, andiamo indietro, dai. Okay, leggiamo quella di prima. C'era Lorenzo, grazie. Salve. C'è Antonella Zillante. Ah, un salutone. Un saluto a Antonella, che dice ballare ubriaca. Potevi anche omettere l'ubriaca, era normale. Ma potevi pure omettere ballare. Grande Antonella, comunque ritorneremo a ballare. Direi Roberto che almeno quando esce va a ballare sul serio in mezzo a tanta gente. Chi è? Antonella? Comunque non stando in un paese piccolo magari come il nostro, dove ci troviamo sempre gli stessi, da lei ballare vuol dire ballare proprio, nel senso andare magari in una discoteca, in una festa grande, è una bella cosa, voglio dire, un qualcosa come che... No, come no, qua dobbiamo aspettare l'estate parte... se c'è qualche festa per ballare. Esatto, purtroppo bravissimo. Realtà piccole dobbiamo accontentarci, eppure mancano pure quelle feste là, hai capito? Esattamente, esatto. Che non abbiamo potuto fare il fuoco benedetto, esatto, a mattinata non si potrà fare, sicuro. Sono cose che facendo tutti gli anni, da quando sei piccolo, è brutto, è proprio brutto. Anche se Roberto, io sono fiducioso e colgo l'occasione per
dirlo direttamente al Massif Café a Rino di organizzare a fine quarantena un festone contro il Covid. Perfetto. Rino guarda tutti i miei video, quindi se la metterà in tasca, sta bell'idea, Rino, mi raccomando. Sicuramente ci avrà già pensato lui, però sì, sicuramente, glielo diciamo anche noi. Però noi gli diamo, gli mettiamo la pulce nell'orecchio. Esatto. Ok. Comunque, Anto, una parola la puoi pure dire. Ah, vabbè. Ne ha dette due, vabbè, siamo a posto. Ok, allora andiamo avanti. C'è Final Fantasy 216. Final Fantasy 2216, che scrive Privet. Nodrov. Ah, boh, è russo praticamente. Non si capisce un cazzo. Passiamo avanti. Okay. Andiamo avanti. Sì. Maxim saprà tradurre. Sì, sicuramente. Poi c'è Nicole Prosic. Ok. A che sei piaciuto spumando, Prosic? Sì, sì, il Prosic. Hi Robert J. Moffa, let's do an F4F. Follow for follow, no thank you. Vabbè, passiamo avanti. Allora, c'è Salpol DJ Sax, Salvatore Polvere, un amico mio di Molinara. Ah, ok, di Molinara, un salutone a Salvatore. Un saluto al mio caro socio. La prima cosa è prendermi un caffè al bar e poi ovviamente riabbracciare i miei amici. Onesto. Come al solito, cioè, nel senso, è la routine, è una cosa normalissima che da un giorno all'altro ti viene privata. Esatto, che due mesi fa non avremmo mai immaginato di dire, però adesso ci ritroviamo nella condizione, esatto, di doverlo fare. Esattamente, esattamente. Grazie. E poi c'è, oh vabbè, un saluto a Salvatore, grazie Salvatore. Ciao, salvo. E poi c'è un altro thailandese, che sarebbe quello di prima, che ha scritto una tavola, che cazzo? E comunque, i messaggi dei nostri cari amici, followers, tutto il resto sono finiti. E possiamo continuare noi altri 5 minuti dicendo quello che manca a voi realmente. Allora, o cosa vorreste fare dopo il Covid? Dopo il Covid? Sì. Vorrei, anzitutto, sento già da tutti, però ti ripeto, anche solo a quest'ora, magari 6-5, 17:56, dire: oh, io mi vado a giocare due numeri da Emanuele, mi vado a fare un giro alla Croce, mi vado a, pigliare una birretta con Roberto, mi vado a fare un giro, già sarebbe proprio una grandissima cosa, secondo me. Sì. Quindi diciamo che, anche se magari può sembrare banale, periferico e logorroico, io dico che farei questo, sincero. Sì. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Assolutamente. Antonio, cosa vorresti fare dopo la quarantena? Dopo la quarantena vorrei fare, anzi, vorrei uscire con il pigiama. Oh, ok, è un sogno. Ok, va bene. Anche perché ci stiamo talmente abituando a stare dentro in pigiama, che secondo me veramente diventerà una nuova moda uscire in pigiama. Io non metto le scarpe da 6 mesi. Ce lo possiamo inventare? Teniamo conto che oggi che cos'è? 6 aprile 2020, sì, alle ore 18:56 abbiamo detto questa cosa qua, che poi nessuno ci copi. Esattamente. Anzi, che nessuno ci copi. A parte che comunque devo ammettere che questa cosa dell'uscire in pigiama l'ha già fatta qualcuno. Non faccio nomi. A San Giorgio, sì, lo so. No, non faccio nomi, Erico brasiliano. possiamo anche andare avanti. Ok. Lorenzo? Ma penso semplicemente uscire la prima cosa, proprio. Sì, passare un po' di tempo, vedere gente che purtroppo, diciamo, vedi sempre durante l'arco della giornata, cioè che esci sempre, quindi vedi sempre le stesse persone, però comunque mancano. Sì. E quello è l'altro fondamentale. Vabbè, poi tu sei pure fidanzato, quindi ti mancherà pure. Sì. Magari, vabbè, cioè soltanto alla fine un bacio, un contatto fisico proprio con la metà. Con la tua lei? Con la tua lei. Diabete? Addio. Va bene, e
Volete dire qualche altra cosa? Ah, non mi avete chiesto a me, brutti farabutti. No. Roberto, oui. Cosa vorresti fare prima della quarantena? Vorrei registrare un po' di video con Andrea. Ah, ok, potremmo farlo, lo sai? Si può fare? Dai, a parte gli scherzi, Robertone, mi era sfuggito, però è giustissimo. Ma vabbè, cosa io qualcosa l'ho detta nel mentre leggevamo le cose. Però non c'entra, magari un pensiero un po' più articolato, non lo so. Io sono molto fisico, nel senso che... Molto carnale. Sì, pure con gli amici, con le amiche, la prima cosa che faccio è l'abbraccio, pure se l'ho visto il giorno prima, io se lo rivedo il giorno dopo il mio amico, lo sai pure tu. Sì, sì, sì. E lo sa pure Lorenzo. Sì, vabbè. Abbraccio e mua, mua, bacetto e bacetto. È vero. E quella c'è una cosa che mi manca molto. Poi ovviamente io lo sé, uno dirà, sì, ma che cazzo siete alcolizzati in questo paese? No! No, non sono. Però già io da solo non sono tanto capace di bere. No, neanche io, sincero, ci ho provato una sera. A tavola sì, il bicchiere di vino con tuo padre a tavola, con i tuoi fratelli. No, certo, sì, noi ci abbiamo provato qua, Roberto, un paio di sabati fa. Sì, ok, ti diverti, però non è la stessa cosa, capito? No, non è lo stesso, assolutamente. Provo a bersi una bella birra in compagnia. Esattamente, bravo. La cosa che ma poi... Dobbiamo pensare tipo a quando abbiamo fatto il vlog della pasta di notte che stavamo bellissimo. Cioè, per dire, no? Me lo sono guardato l'altro giorno, me lo sono riguardato proprio perché... Bravo, esatto, anch'io. Cioè, pensare adesso a un qualcosa del genere, in questo momento, cioè, ti manca anche quello, una cosa che hai fatto praticamente, che puoi fare sempre, guardarlo comunque fa pensare, potevamo stare insieme, quello è il discorso. Esatto. Speriamo veramente che passi subito sta cosa. E poi vabbè, rivedere tutti voi è veramente fondamentale. Assolutamente, Robert. Perché arrivi a un certo punto, cioè uno mantieni la calma, sì, stai a casa, non è che dici stai in un paese straniero che veramente... Vabbè, come no, cioè, assolutamente. Uno sta tranquillo, però per stare ancora di più tranquillo servirebbe proprio la compagnia, gli amici e tutto il resto. Cioè, alla fine cioè, che noi diciamo che questo è pure un discorso un po' fino a se stesso, nel senso che comunque non che noi ci stiamo lamentando della quarantena, però non è una cosa proprio chissà quanto grave, se pensiamo a quante cose nel mondo sono realmente gravi e molto più diciamo invalidanti di questa cosa qua. Sì. Cioè assolutamente, diciamo che noi stiamo a casa, possiamo uscire e fare la spesa poche volte, ma c'è chi la spesa non può farla proprio, per dirne una. Cioè voglio dire, non ci sta, perché comunque abbiamo la nostra routine, abbiamo purtroppo e per fortuna le nostre abitudini, quindi vederci privati di questa cosa non è bello, però non bisogna nemmeno essere moralisti e troppo... Ma vabbè, comunque, la cosa che auguriamo a tutti ovviamente è una buona quarantena e la speranza di ritornare, come dicevamo prima, alla nostra cara routine. Forse non avevamo mai pensato prima di dirla questa frase. Sì. Ma purtroppo è così. Cioè, è così. E ragazzi, allora... Finiamo qua. Bello anche, dicevo Roberto, è bello anche uscire dalla propria zona di comfort, però dopo un po' risulta pesante, perché questa alla fine è una nostra uscita dalla zona di comfort. Sì. Stando dentro siamo usciti dalla nostra zona di comfort. È vero. E quindi purtroppo dobbiamo abituarci a questa cosa qua, però non c'è problema. È verissimo, è una cosa veramente... è troppo vero. Vabbè, non ci deprimiamo, dai, ok. No, assolutamente. Vogliamo salutare i nostri cari ascoltatori. Assolutamente sì. Ciao a tutti. Ragazzi, questo video termina qua. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella.
E noi ci vediamo a un prossimo video. Magari faremo un altro episodio. Se, certo. Ovvio. Se i nostri cari follower ci risponderanno su nelle Roberto, storie. Adesso vogliamo andare a fare una bella live dove parliamo. Certo, per me va benissimo. Per me va benissimo. Allora faccio una storia su Instagram che... Sì, è una storia su Instagram, però affrontiamo proprio argomenti tranquilli, per farti un esempio, la casa di carta, Davide, che ti voglio dire un qualcosa così. L'hai visto? Io... Ciao ragazzi! Ciao!